Bentrovati con l'informazione di Termoli.tv. Soddisfazione per la raccolta firme da parte dei cardiopatici dell'associazione Cuore Molisano, più di 6.000 sottoscrizioni che saranno consegnate al Presidente della Repubblica. Ma sentiamo Elisabeth Fernandez. Si è concluso ieri sera lo sciopero della fame indetto dai cardiopatici dell'associazione Cuore Molisano. Grande soddisfazione quella espressa dal presidente Liberato Di Felice, che ha parlato di almeno 6.000 firme raccolte. Il numero preciso delle sottoscrizioni, ha detto il presidente, sarà reso noto lunedì, perché stiamo aspettando di conteggiare le schede che dovranno arrivarci dai volontari. Ieri sera noi abbiamo contato 6.120-130 firme. Però a me stanno arrivando telefonate in continuazione di gente che sta continuando a raccogliere e che io ho invitato entro stasera di farmele recapitare. Quindi io il numero preciso in questo momento sinceramente non sono in grado di dirlo. Quello che sono in grado è quello che abbiamo contato ieri sera, appunto, il comitato, il coordinamento dell'associazione, Antonella Occhionero e Nico Ioffredi, mi sono ricordato il nome, stavolta non ho sbagliato, infatti rido. Quindi, per quanto riguarda l'iniziativa, si concluderà questa iniziativa, come avevamo detto, lunedì mattina presso la prefettura, dove noi consegneremo il pacco aperto contenente le schede, dove davanti ai funzionari della prefettura sigilleremo, dopo che loro avranno verificato l'effettivo contenuto, il plico, ci apporremo sulle firme. Dopodiché sarà la prefettura, non lo so, in collaborazione con le altre forze di competenza, organi di competenza, già si è impegnata a consegnare subito dopo il giorno di Santo Stefano, quindi del 26, la petizione al Presidente della Repubblica. Quello che volevo dire è che io vorrei ringraziare tutti coloro che hanno sottoscritto come cittadini delle Puglie, dell'Abruzzo, del Molise, da Roma, che hanno fratelli, parenti ricoverati negli ospedali, qui di Termoli soprattutto, perché noi stavamo qui, tutta questa gente che ha sottoscritto questa petizione, per la quale io, se ricordate bene, all'inizio mi ero posto l'obiettivo delle 5.000 firme. Il Presidente ha poi sottolineato la totale assenza di comunicazione con il commissario ad acta Basso. Al commissario Basso diciamo che lui non è per noi legittimato a fare nulla, per quanto a toccare, a mettere mano a un piano sanitario, a toccare attualmente, così come stanno messi gli ospedali, che lasciasse le cose così come stanno, le elezioni sono imminenti, lasciasse che i molisani votassero in maniera molto serena, ma almeno stando tranquilli che la loro salute sarà tutelata. Poi, dopodiché, i molisani io penso che saranno abbastanza intelligenti, abbastanza concreti, dal saper mettere piano mano a un piano sanitario, conoscendo tranquillamente il territorio così come è fatto. E quindi di conseguenza lasciasse a chi il popolo deciderà di eleggere. Lo dico oggi, grazie a voi, io personalmente non andrò a votare. Anche Giovanni D'Agnello, membro dell'associazione, ha parlato della sua personale esperienza. Ho resistito alla fame perché, pensando alla mia malattia genetica, non vorrei che i miei figli in futuro ne fossero colpiti. Quindi, principalmente, ho pensato a loro, ma anche a tutti i bassomolisani. Sarei pronto a rifare tutto, anzi, sarei disposto a fare peggio perché è una causa in cui davvero credo. Ioffredi, invece, ha prestato più attenzione alla politica. Personalmente, ha detto: non ce l'ho con Basso perché lui sta facendo il proprio lavoro, ce l'ho invece con coloro che hanno ridotto negli anni la sanità in queste condizioni. Tra l'altro, il caso ha voluto che proprio in questi giorni il reparto di emodinamica sia stato oggetto di un gran viavai a causa di due infarti che hanno colpito due termolesi, uno dopo l'altro, nell'arco di un'ora, dopo le 17. Dunque è impensabile che il servizio nei reparti di cardiologia si riduca solamente ad una parte della giornata. Lunedì mattina le firme saranno consegnate personalmente dai cardiopatici al prefetto. Napolitano, garante della Costituzione, riceverà le sottoscrizioni subito dopo Natale. Disagi nella zona ultravolo di Rio Vivo, dove i residenti sono al buio da circa 2 settimane. I cittadini hanno fatto sapere di aver segnalato il guasto dell'illuminazione pubblica al comune di Termoli, ma dopo le rassicurazioni nessun tecnico sarebbe andato a risolvere il problema.
Rubate ostie e pistidi nella chiesa Sacro Cuore di Termoli. Un altro furto, a distanza di mesi, è stato messo a segno nella serata di ieri. Vediamo il servizio di Anna De Gregorio. Profanato nella serata di ieri il tabernacolo della chiesa parrocchiale del Sacro Cuore di Termoli, avvenuta con la sottrazione della pistide e del Santissimo Sacramento. A darne notizia è stato il parroco, Don Silvio Piccoli, poco prima della celebrazione eucaristica di ieri sera. Il vescovo e l'intera comunità diocesana manifestano la propria tristezza per quanto avvenuto e si affidano al Signore e alle preghiere di ciascuno per l'insano gesto. Nei prossimi giorni saranno valutate le azioni liturgiche e culturali da intraprendere per riparare a quanto offerto dalla comunità parrocchiale e diocesana. Si è rinnovato questa mattina presso l'ospedale San Timoteo l'appuntamento natalizio con l'evento Poliziotto in corsia. Nel reparto pediatria del nosocomio termolese sono stati consegnati doni da parte degli agenti del commissariato di Via Cina ai bambini ricoverati con la presenza del commissario, la dottoressa Maria Santoli. Prima della consegna è stata celebrata una santa messa dal cappellano dell'ospedale e ora voltiamo pagina. Il comune di Termoli è ufficialmente contro la proposta del commissario Filippo Basso di tagliare alcuni reparti all'ospedale San Timoteo per accorparli al Cardarelli di Campobasso. Ieri, al Palasabetta, si è tenuto il consiglio comunale. Sotto la lente anche il gesto inaspettato della minoranza. Vediamo. È stato sin dai primi minuti animato il consiglio comunale di ieri sera che si è svolto al Palasabetta di Termoli, un contesto ben diverso da quello abituale al Palazzo di Città per dare modo alla cittadinanza di assistere attivamente al punto più importante, quello del piano sanitario regionale. A neanche 5 minuti dall'avvio l'opposizione ha chiesto pubblicamente il conteggio del numero legale dei presenti. Lo spostamento momentaneo del consigliere di maggioranza Fabrizio Timoteo ha dunque scaturito nei toni accesi di Antonio Russo, Paolo Marinucci e gli altri consiglieri di minoranza una polemica senza precedenti che automaticamente li ha fatti alzare dai banchi dichiarando di lasciare la seduta. Solo dopo il conteggio uno per uno dei presenti da parte del presidente del consiglio comunale Alberto Montano si è dato via all'assise civica. Dopo l'approvazione di alcuni punti all'ordine del giorno, il consigliere di maggioranza Vincenzo Aufiero ha chiesto di spostare l'ultimo punto all'ordine sulla sanità. La richiesta è stata messa ai voti e quindi approvata, motivo del gesto dei consiglieri di centrosinistra di abbandonare i banchi in segno di protesta. Ad illustrare la mozione sul piano sanitario regionale e quindi sui tagli previsti dal commissario Filippo Basso all'ospedale San Timoteo di Termoli, il presidente del Consiglio. A dichiarare di dare il voto positivo a questa proposta di delibera è stato Giuseppe Mottola a nome dei Popolari Liberali. Un ringraziamento particolare a nome dell'assessore alle politiche sociali Fernanda De Guglielmo è andato all'Associazione dei Cardiopatici Cuore Molisano che stanno digiunando proprio per protesta ai tagli del San Timoteo. Vorrei sottolineare il comportamento di una parte dei consiglieri di minoranza. Quando ci sono materie così delicate non si può far finta che i problemi non esistano. Il consiglio comunale è la piazza principale della polis dove si dibattono, si discutono le idee. Chi rinuncia a questo non ha idee o è in cattiva fede. La mozione è passata ai voti, 21 voti favorevoli e un astenuto. Erminia Gatti è entrata in consiglio pochi minuti prima della conclusione. E Mauro Natale, il nuovo presidente di Assindustria Molise. Lo stesso Natale ha indicato i 4 vicepresidenti che con lui saranno eletti all'assemblea dell'associazione che si terrà il prossimo 11 gennaio: Rossella Ferro, Antonietta Ricciardi, Paolo Di Giovanni e Giovanni Spinosa. Mostra di presepi artistici presso il Castello Svevo di Termoli. Domani, alle 17, ci sarà la prossima apertura della 14ª edizione del presepio. Dopo la benedizione del Vescovo De Luca, alla presenza dell'assessore alla cultura e del vice sindaco, si potrà visitare la mostra ricca come sempre di presepi in concorso e fuori concorso. Parte oggi la nuova rubrica di Termoli.tv, te lo do io il presidente. Alle domande della nostra Maria Ciarlitto risponderanno tanti candidati del panorama politico molisano. Potete seguire le interviste tutti i giorni nell'apposita sezione sul nostro sito. Se avete segnalazioni potete contattarci a redazione@termoli.tv. Vi ringrazio come sempre per la cortese attenzione. Buona giornata.